Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi, sperdonatemi, ma cioè, sono così per un motivo, avete già letto dal titolo, ok? Quindi versione cesso per un motivo. Perché praticamente oggi farò il mio primo video di make-up. Allora, perché questo? Perché tanti di voi me l'hanno richiesto, cioè proprio il video più richiesto, leggendo appunto, ho visto che è il video più richiesto leggendo i vostri commenti sotto i miei video. Innanzitutto vi volevo ringraziare ancora per tutto il vostro supporto, grazie mille, vi mando un bacione enorme, vi stringo forte forte. Vi prometto che cercherò di essere più presente su Instagram, ve lo prometto. E solo che appunto sapete con la scuola e tutto, organizzare tutto è complicato, anche perché ho l'altro canale con mio fratello, Tine Pippo Review, quindi far combaciare tutto è un po' difficile, però ce la metterò tutta. Allora, ragazzi, ho deciso appunto di fare questo video. In realtà, la maggior parte di voi mi ha chiesto di far vedere i miei trucchi, quindi la collezione dei miei trucchi. Però ho deciso di non fare questo tipo di video perché, innanzitutto, non ne ho tantissimi, in quanto io, qualcuno di voi già lo saprà, non mi trucco tanto. Cioè, ho iniziato a truccarmi, contate, alle medie, ma solo matita agli occhi, punto, punto, mai fondotinta, mai nulla. Anzi, se devo proprio essere sincera, il fondotinta lo sto utilizzando da quest'anno, quindi dalla quinta. Prima mai, assolutamente. Prima matita, mascara, un lip gloss così, massimo e basta. Proprio perché non mi è mai piaciuto applicare troppe cose sulla pelle, in particolare del viso. Però in quest'ultimo periodo mi sta incuriosendo ancora di più questo mondo, anche perché comunque entrando su, aprendo questo mio canale, vorrei anche affrontare questo, il tema make-up, visto che tanti di voi me lo chiedono. E quindi, boh, ho deciso invece di far vedere tutti i miei trucchi, proprio perché non ne ho tantissimi, mi devo attrezzare, ho deciso di fare proprio un video in cui mi trucco. Mi trucco. Naturalmente trucco semplicissimo per tutti i giorni, ok? Quindi vi voglio dare come un'idea. Naturalmente io premetto già che non voglio insegnare nulla perché non posso insegnare nulla, anzi secondo me voi potreste insegnare a me tranquillamente. Però appunto ho deciso di truccarmi con voi con un trucco molto semplice, anche per dare un'idea sul. Sapete, magari siete in quella fase in cui non sapete, vi vorreste truccare. Però avete paura di esagerare, avete paura, ecco, in questo modo, cioè, veramente io non esagero per niente. Quando voglio esagerare, tra virgolette, metto un rossetto un po' più forte, ecco, punto più sulle labbra, diciamo così. Ok, ho già tutto pronto, ragazzi, guarda che bello. La cosa di cui vado fiera sono i pennelli, guardate che carini, mi piacciono troppo, troppo troppo. Comunque, allora, iniziamo, sono già attrezzata, ditemi poi, iniziate a scrivermi, dopo scrivetemi qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, cosa posso migliorare nei video in cui mi trucco, eccetera. Ok, direi che possiamo iniziare. Allora, prima cosa, e la cosa più importante è idratare la pelle, assolutamente. Infatti già prima ho messo una crema idratante, che è molto importante, e con voi metto il burro cacao, così poi dopo sono pronta per mettere qualcosa sulle labbra, appunto, adesso vedo. E uso questo qui che avevo preso in Ungheria, ragazzi, è buonissimo, assolutamente, alla lavanda, naturale, e mi trovo da Dio, veramente, perché gli altri, con gli altri non mi trovo per niente, ma questo invece mi piace troppo, troppo, troppo. Ok, poi idrata veramente le labbra. E non me le fa seccare, cosa molto molto importante per un profumo troppo buono. Ok, adesso passiamo al viso. Vi giuro che mi sembra stranissimo fare questo video perché l'ho sempre visto fare dagli altri e quindi adesso mi emoziona farlo. Vabbè, farlo io. Comunque, io di BB Cream uso questa qui della Sien, quindi del Lidl, come lo volete chiamare, che è anche, diciamo, idratante. Una BB Cream che però idrata anche. Infatti, c'è scritto all in one, quindi tutto in uno. Ed è media perché io ho una carnagione, magari voi la vedete tanto chiara per le luci che ci sono, però una carnagione olivastra, infatti d'estate mi abbronzo subito e per questo non posso metterla chiara, ma media è perfetta. E io, perdonatemi, ma la metto col dito perché mi trovo meglio e poi non ne voglio mettere tantissima perché odio quelle persone che se ne mettono un botto. Cioè, vedete all'inizio del video sono comunque all'inizio sono così, poi dopo cioè come mamma mia, secondo me, cioè per carità, poi sono bellissime, ok? Non voglio criticare nessuno assolutissimamente, anzi, però appunto su di me non mi ci vedrei mai con tutto quel trucco così, proprio no.
Poi naturalmente ragazzi dipende anche dalla vostra pelle, cioè se è una pelle che ha molte molte imperfezioni è logico che uno deve truccarsi di più, se invece siete fortunate e avete pochissime imperfezioni, pochi brufoli, poche cose del genere, ragazze, fortunate. Io direi che cioè, non mi posso lamentare in quel punto di vista perché, da quel punto di vista perché sennò sarei una stupida. Però naturalmente i miei brufoletti ce l'ho, le mie imperfezioni ce l'ho. E quindi cerco anch'io, cioè mi serve anche a me un po' di fondotinta, comunque qualcosa da coprire. Vedete, dall'emozione sto facendo un caos. Vabbè, pace. Ragazzi, accettatemi lo stesso. È il mio primo video make-up, quindi potete capirmi. Ok, ho zoomato un po' così vedete meglio. Mamma mia, lo so, non vedo l'ora di truccarmi gli occhi per cambiare, per essere più accettabile, anzi accettabile, diciamo così. Poi, cioè senza frangia, ragazzi, guardate cosa faccio per voi, mi faccio vedere senza frangia. Anche se devo dirvi la verità, io ho pensato un po' di anni fa di toglierla, proprio di passare al, non so, di toglierla proprio oppure di fare un ciuffo, comunque di non averla più, perché comunque da quando ho 8 anni che ho la frangia, quindi potete capire che è un bel po' di tempo, e mi ero un po' stufata. Poi però l'ho tolta, non mi sono piaciuta, quindi sono tornata alla frangia, che è sempre. Diciamo così. Anzi, voi fatemi sapere, visto che adesso mi state vedendo senza frangia, se siete pro o contro, perché è sempre una domanda che mi sono fatta, però appunto non l'ho mai chiesto, adesso col mio canale posso chiederlo, quindi ditemi pro o contro frangia, io pro, soggettivamente, però naturalmente voglio sapere la vostra. Ok, e inoltre ragazzi metto anche appunto la BB cream anche sulle palpebre, perché poi così mettendo l'ombretto, cioè la resa è migliore, diciamo così. Ricordatevi assolutamente, questo lo posso dire, di mettere anche naturalmente la BB cream sul collo perché sennò sembrate, soprattutto io, magari scura qui e poi qua bianca, o comunque naturalmente non è uniforme, quindi molto molto importante metterla anche sul collo. Mi è bastato una volta, un po' di tempo fa, una volta non l'ho messa e il risultato è stato pessimo naturalmente. Ok, perfetto, poi se volete anche qua, però va benissimo così. Dopo la BB cream io metto un po' di blush, che è consumatissimo, infatti vedete, perché lo metto praticamente in quest'ultimo periodo molto molto spesso, con questo pennello molto grande, anzi, sì, per questo uso questo, dai. Molto grande, perché? Perché naturalmente la BB cream, essendo crema, ha bisogno adesso di qualcosa in polvere per essere fissata bene uno e poi per non, in questo modo non apparire, vedete, lucide, così che è una cosa che non va molto bene, diciamo così. Perfetto, mi piace tantissimo, veramente. Cioè, a me piace più essere truccata, se devo essere proprio sincera, sincera. E mi è capitato infatti una volta di essere proprio truccata da una professionista, è stato veramente bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi piace tanto, tanto, tanto. Poi io che voglio entrare nel campo della moda, sapete, c'è proprio il mio sogno anche essere truccata, essere coccolata, è veramente una cosa bellissima. La frangia, ragazzi, si sta ribellando, eh? Guardate un po' che sta uscendo un po', vuole farsi vedere, mannaggia, mannaggia. Ok, non so perché, appaio veramente lucidissima in camera, ma in realtà, non so, cioè, se mi guardo qua non sono così. Vabbè. Le luci, mannaggia queste luci. Comunque, poi adesso metto un blush rosato. Vedete così di questo rosa. Con questo pennello bellissimo. Ragazzi, questi pennelli li ho presi, se vi può interessare, su Dress Lily. E li amo alla follia perché poi sono viola, come diamantato, o cose del genere. Quindi mi fanno impazzire. E metto, anche se non so se va bene questo, sapete? Io riprendo l'altro. Questo qua. Mi piace di più. Ho voluto sperimentare l'altro giusto in camera per fare quella cosa i pennelli fighi e poi invece meglio di no. Quindi, ok, sorridiamo e mettiamo un po' di rosa che ci sta sempre bene. Ok, perfetto, continuo a essere lucida in camera. Pace, pace. Ok, poi direi che il viso. Cioè, sul viso ho già fatto troppo per i miei gusti, quindi va benissimo così. Ecco, solo per farvi vedere, ho due luci qua, una di là e una di qua. Ho spento questa qua, da questo lato, guardate come non sono lucida. Vedete, solamente la luce, quindi ok, non mi devo preoccupare che ancora sono così. Quindi riaccendiamola.
ritorno lucidissima, yeah! Ok, quindi meno male che non metto illuminanti, perché da tanto sono già illuminata così. Allora, adesso invece passiamo, sì, agli occhi. E volevo mettere un ombretto rosa. Rosa perla, che a me fa impazzire, veramente. Non so se si riesce a vedere bene bene. Comunque pigmentato, è un come rosa dorato. Molto molto pigmentato, molto carino. E quindi lo volevo mettere appunto su tutta la palpebra, però poi vado a sfumare nell'angolo esterno dell'occhio con il blush di prima, perché mi piace tantissimo questo marrone qua, e quindi lo uso spesso anche come ombretto, perché sapete ragazzi, non è che se una cosa è un blush non può essere usato come ombretto e viceversa, cioè almeno io faccio così e so che tante tante ragazze fanno così, quindi non sono l'unica. E quindi vediamo un po'. Ah, che bello, da subito luce questo ombretto qua. Ok. Ah, poi dopo ragazzi mi sono dimenticata delle sopracciglia, le pettino subito, eh. Comunque fatemi sapere se magari nel prossimo video in cui mi trucco, se ne vorreste, ne vogliate altri, e magari anche che tipo di trucco più forte, trucco per sera, trucco per, non so, mi proverò a studiare qualcosa, così imparo, perché voglio proprio imparare io appunto a truccarmi, anche appunto insieme a voi. E ditemi se vorreste magari che rispondo mentre mi trucco a delle vostre domande, quindi appunto durante il video, così facciamo un ask mentre mi trucco, facciamo due cose in una, che è una cosa molto molto carina, cioè almeno a me piacerebbe molto, ditemi a voi appunto se piacerebbe. Ok, ho zoomato ancora di più visto che adesso ci occupiamo degli occhi, vedete, non so se si riesce a vedere bene, comunque molto un rosa molto tenue, diciamo così, chiaro, però secondo me è molto carino perché dà luce. E poi invece nell'angolo esterno metto quello di prima, quel blush famoso che ho messo prima, perché mi piace proprio il tocco di marroncino al appunto nella piega qua, nell'angolo esterno, che sfuma un po', metto di qua. Fatemi sapere invece voi, cioè, quanto vi truccate, se siete delle ragazze che si truccano tanto, oppure meno, come me. E magari quali sono anche i vostri prodotti preferiti, perché per il momento non ho un marchio preferito, diciamo così, perché comunque sto cercando di sperimentare, di provarne un po', per poi dire anche a voi la mia e vedere un po'. Però fatemi sapere invece voi se avete una marca preferita, così magari ho un prodotto proprio preferito, così lo vado a provare e vi dico poi... Vi dico poi la mia, quindi se piace anche a me oppure meno. Naturalmente è bello anche confrontarsi. Ok, perfetto. E poi... Mamma mia ragazzi, per me questo qui è già un trucco elaborato per me, che non mi trucco mai. E adesso prendo, perché ho tutti i pennellini qua, uno per sfumare. Questo qua, vedete che è molto... cioè almeno io lo uso per sfumare, poi non so se è giusto, così appunto sfumate un po', così, perfetto, molto semplice, cioè si nota più da vicino il trucco agli occhi. Ok, adesso passo alla matita, che è la mia amica ormai da tempo, che ormai sta finendo, infatti devo andarla a prendere, comunque della Debbie Eye Pencil Long Lasting Water Resistant, quindi anche resistente all'acqua. A me piace tantissimo, vedete come piccolina in questo momento, però mi piace veramente tanto. Poi la matita, ragazzi, è stato il mio primo trucco, quindi potete capire. Aspettate, lo metto un po' di qua, così mi vedete meglio. Ok. E secondo me, veramente, senza matita io non riesco. Cioè, non riesco proprio a fare un trucco e comunque ad uscire di casa senza la matita. Mi piace tanto, tanto, tanto. E vorrei anche imparare a mettere l'eyeliner, però ce la farò ragazzi, prometto che seguirò delle lezioni e metterò l'eyeliner, inizialmente quello a penna, perché so che è più semplice da mettere rispetto all'altro, quello più morbido, ecco, diciamo così. E quindi imparerò anche a mettere l'eyeliner, così ve lo farò vedere. Ok, vedete già come la matita dà un'altra espressione proprio all'occhio.
poi invece un po' metterla anche un po' fuori, appunto per allungare un po', così. E cosa importante, il mascara. Però prima di mettere il mascara, io ragazzi uso sempre il piega, cioè sempre, quando ho tempo, il piegaciglia, perché comunque piegaciglia, perché comunque le fa molto 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 folte. Io già, non so se si può notare, ho già le ciglia lunghe. E questa cosa mi piace tanto, veramente, quindi sono già lunghe e folte, però comunque con questo si alzano ancora di più e poi quando mettete il mascara l'effetto è assolutamente molto migliore rispetto a quando non si utilizza. Quindi, che a me faceva paura questo, il piegaciglia, prima di usarlo, lo vedevo usare le altre e dicevo, matte, ma cosa fanno? Si fanno male, poi. Ragazzi, invece assolutamente no, però sapete che nella vita bisogna prima provare per credere. E quindi, ok. Su, così vedete già come le ha sollevate già da sole. Cioè, se da sole, non so parlare, cioè già solo il piegaciglia. E adesso invece mettiamo anche il mascara. In questo periodo sto usando sempre della Sien, perché comunque mi trovo bene con i trucchi Sien del Lidl, bar Lidl. E questo qua, volume mascara. E appunto sto utilizzando questo qui, anche se ne ho un altro da provare che vi faccio vedere, però devo ancora provarlo perché appunto prima finisco questo qua, ed è questo qua, vedete che è ancora incartato, sempre della Sien, volume mascara giallo. Ditemi se voi ce l'avete e se come vi trovate, però appunto devo ancora provarlo perché devo finire questo qua, però tanto sta già quasi finendo, quindi va bene così. E mettiamo il mascara, naturalmente con, muovendoci a zig zag, come si dice sempre. Il mascara mi piace tanto, ragazzi. Non so voi, però dà tutta un'altra espressione all'occhio, proprio diversa. Ok, mi avvicino un po' di più per farvi vedere proprio le ciglia, come sono con questo mascara volume. Molto molto, mi piace tanto perché appunto dà proprio volume alle ciglia, naturalmente, come c'è scritto. Ok, lo metto anche di qua. Bello bello bello. Ok, anche sotto, ovviamente. Ok, perfetto, diciamo che siamo migliorate, dai, siamo migliorate rispetto a prima, rispetto a un trucco di prima. Ok, adesso ragazze, sì, le sopracciglia mi sono dimenticata, io le pettino, perché comunque sono importante, veramente importante anche pettinare le ciglia con questo qui. Veramente un set bellissimo perché ha tanti, attrezzi, mamma mia, tanti pennellini, proprio per tutte le zone del viso, non so parlare ragazzi, l'emozione, vedete l'emozione gioca brutti scherzi. Ok, perfetto, vedete? Pettinate sono anche migliori. Io le sopracciglia non metto nulla, né matita né nulla, perché comunque cioè, sono folte, come vedete. Secondo me ben definite, eccetera, e quindi non metto nulla. Adesso invece possiamo passare all'ultimo step, quindi le labbra. E per le labbra metto una cosa molto semplice, perché comunque anche per scuola, sapete, anche un trucco per scuola, no? E quindi una cosa semplice, questo è del L'Oréal Paris, si chiama Sexy Balm. Ok, ed è molto chiaro, come vedete, questo infatti l'ho usato al mio 18esimo, proprio sobria io come sempre. Vabbè, perdonate, ok. Ed è molto 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 chiaro, perfetto. E quindi questo è anche semplice da mettere perché comunque è molto, cioè così, quindi senza pennelli, senza niente. Però l'effetto secondo me è bello. Poi un profumo, ragazze, buonissimo. Ok, se lo definiamo un po'. Vedete, è nude, però comunque dà luce, dà quel tocco di colore che a me piace tanto. Ok. Ok, quindi finito, almeno io avrei finito qua. Ed è molto 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 semplice. Adesso mi giro anche un po' così potete vedere. Ok, molto semplice, però cioè, a me piace perché è semplice, non è esagerato, è normale, potete andare dappertutto. Naturalmente se è da sera utilizzo qualcosa in più, un rossetto magari anche rosso e qualcosa in più. Però per il giorno secondo me è perfetto.
Ah, oh, sono tornata normale con la mia frangia. Ok, ragazzi, quindi il trucco finito è questo qui. E spero veramente che vi sia piaciuto questo video. Mi scuso per gli errori che avrò fatto, magari nel tenere il pennello, nel mettere qualcosa, che ne so, con le mani piuttosto che con altre cose. Però, ragazzi, volevo proprio essere semplice con questo video, far vedere come realmente mi trucco, non fare magari io questa volta giusto perché sono in video, prendo quel pennello, quel prodotto particolare perché così è. No, semplicemente volevo far vedere come mi trucco io, anche perché alcuni di voi me l'hanno chiesto, molti mi hanno chiesto appunto make-up e io ho deciso appunto di fare questo video anziché della mia collezione perché avrei fatto, cioè, non sarebbe stato un bel video secondo me vedere due prodotti in croce. Comunque, cioè, ho questi due beauty case pieni, però comunque non sono prodotti secondo me ben validi, vorrei provarne altri e nel momento in cui avrò i miei prodotti, proprio quelli che considererò validi, che proverò dopo un po' di tempo, così vi potrò dire anche come mi trovo, allora in quel momento lì vi farò vedere la mia collezione. Allora, ragazzi, prima di salutarvi però, volevo salutare appunto alcuni di voi, ovvero Jessica con l'account Valarta Rose Palba, Martina Forno, Francesca Romano, Maddie Sword, ah, ok, Maddie Sword, sì, Maddie's World, poi Giulio Paglia, Adri Leo, Filippo Tinervia, Ilarietta Ciruzza, Chiara Chiello che ha un canale, quindi se volete andare a dare una curiosata andateci pure, poi Lisa Tutto lo Mondo, Ginevra con l'account Andrea Picciolo, Lorenzo Solmonte, Sonia Daltiglia e Iride Dodino. Ok ragazzi, mi mando un bacio grande, vi volevo ringraziare ancora per tutti i commenti bellissimi che mi lasciate sotto questo video e lasciatemi qua sotto delle idee, ve l'ho chiesto anche già su Instagram comunque, delle idee appunto per prossimi video, delle cose che vi piacerebbe vedere perché non vedo l'ora. Vi posso però dire che presto, cioè sto aspettando un pacco di vestiti, quindi presto secondo me ci sarà un video shopping, spero che arrivi entro questa settimana così lo vedrete la prossima. E niente, vi mando un bacio enorme. Lasciatemi, mi raccomando, un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video per incoraggiamento. E niente, alla prossima, ragazzi!